campo La Barbuta è un campo il cui costo ha sfiorato i 10 milioni di euro. Ricordo che all'atto della costruzione nel 2011 l'unica organizzazione insieme ad Amnesty che si è opposta alla costruzione di questo campo siamo stati noi. Abbiamo chiesto anche agli attuali enti che gestiscono sia la scolarizzazione che il presidio del campo di fare obiezione di coscienza al campo, dicendo che presto sarebbe diventato un ghetto ingestibile. Con questo tipo di messaggio, dicendo che si spendono milioni per i rom, milioni per i nomadi, perché c'è una sorta di campi nomadi SPA, qualche testa calda possa leggere male e interpretare peggio questo tipo di segnale. Sono Sartana, il vecchio del campo, della Barbuta, e ho 41 anni. Io volevo dire a Carlo che non si dovrebbe mischiare il campo, i vecchi della Barbuta, che è del 95. Perché lui ha la sua associazione, era vissuto con noi, si è sposato una di noi e vive come un signore. E lui lo sa come siamo noi. Io mi autodenuncio qui, se Carlo ancora parla ai riunioni, ai problemi nostri, io lo metto in coma. Sai cosa significa in coma? Io sono papà di 19 figli e ho due mogli. Io vado in testa alta a Ciampino, col sindaco che era prima, ora sta in consigliere comunale, io ho un terreno lì, io voglio vivere in santa pace. E qui io lo ammetto e mi autodenuncio. Se ancora Carlo parla della Barbuta, io lo metto in coma, mi autodenuncio, qui ci sta pure la polizia. Io non c'ho niente da parlare, grazie e buonasera. Allora, su questo diciamo che